Ameria Radio presenta Il pianoforte. Buonasera e benvenuti a Il pianoforte. E iniziamo subito con il primo brano che ascolteremo, la prima composizione, la sonata per pianoforte numero 8 in do minore, opera 13, la famosissima Patetica di Ludwig van Beethoven. Composta negli anni 1798 e 99, quando Beethoven cominciava a temere per il suo udito. La sonata in do minore è fra le composizioni pianistiche del cosiddetto primo periodo beethoveniano. È a un tempo il più fulgido esempio del focoso temperamento del giovane compositore di Bonn e la più ricca di ambizioni sinfoniche. Temperamento e ambizioni che inducono Beethoven a forzare i limiti naturali della tastiera e a piegarne la materia sonora alle più urgenti necessità espressive. La sonata è in quattro movimenti, grave, allegro di molto e con brio, adagio cantabile, rondò allegro. Al pianoforte Alexandra Dovgat. Thank you.
Andiamo ora ad ascoltare di Frédéric Chopin la ballata numero 4 in fa minore per pianoforte, opera 52. L'opera, che chiude il ciclo delle quattro ballate, fu composta nel corso del 1842 ed è più ancora delle sorelle,
la sintesi di innovazione e di consolidamento, o meglio, consolidamento di una perpetua innovazione. Qui Chopin traccia un compendio di tutti gli stili, di tutti i generi trattati in 2 decenni di carriera, dal rondò alle variazioni alla sonata, inglobando anche impulsi caratteristici di nuove forme da lui stesso create o ricreate, come per esempio i notturni o gli studi, mettendo la tecnica, che è divenuta oramai trascendenza e spiritualità smaterializzata, al servizio di una costellazione di idee a loro volta incarnate in una disciplina senza lacci, capace di spaziare dall'uso della scrittura contrappuntistica più sofisticata alla immediatezza dell'improvvisazione più libera. Andiamo dunque ad ascoltare di Frédéric Chopin la ballata numero 4 in fa minore per pianoforte, opera 52, andante con moto, al pianoforte Alexandra Dovgan.
La puntata si conclude con il concerto numero 1 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 25 di Felix Mendelssohn Bartholdy. Non aveva nemmeno 22 anni Mendelssohn quando iniziò a comporre questo concerto in sol minore, dedicato ad una giovane pianista di Monaco e allieva dello stesso Mendelssohn. Questo lavoro fu scritto in gran parte durante il viaggio in Italia, compiuto dal compositore nel 1830, nel corso delle visite nelle città di Venezia, Firenze e Roma e anche Napoli, e nello stesso periodo di altri brani significativi, come la nuova versione dell'ouverture della La Grotta di Fingal e il primo quaderno delle pianistiche romanze senza parole. La composizione venne conclusa nell'autunno del 1831 a Monaco, dove ebbe luogo nello stesso anno la prima esecuzione diretta dall'autore con grandissimo successo e suscitando anche gli entusiasmi di Schumann, che per l'occasione scrisse un esaltante profilo critico di Mendelssohn. E così dice: è sempre lo stesso e si muove con il suo solito passo giocondo, con il suo sereno sorriso sulle labbra. Effettivamente, questo concerto emana un senso di giovinezza e di gioia di vivere sin dal brillantissimo e trascinante attacco iniziale in cui il pianoforte emerge e rivendica i suoi diritti solistici. Andiamo dunque ad ascoltare di Felix Mendelssohn Bartholdy il concerto numero 1 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 25, nei suoi tre movimenti: molto allegro con fuoco, andante, presto, molto allegro e vivace. Ce lo faranno ascoltare al pianoforte Alexandra Dovgan, accompagnata dall'Orchestra Sinfonica della Galizia, direttore Dima Slobodeniuk. Non mi resta che augurarvi buon ascolto con Felix
Ameria Radio.
Thank you.
Ameria Radio ha presentato Il pianoforte.